Eccolo sì, oramai ragazzi, rieccoci quanti in carico in panti, azienda del canale, un altro bevi insieme in cui andiamo a parlare assolutamente dell'addio di Meccanica, andrà in prestito appunto al Leeds per 1,5 milioni subito per poi arrivare diciamo al raggiungimento di alcuni obiettivi, alcuni traguardi alla cifra di 35-33 milioni, ok? Quindi ottima scelta da parte della Juventus, quella di smollare un ragazzo che avrei trovato poco spazio con Allegri nella seconda parte di stagione, con rientro di tutti quanti i titolari, e soprattutto non era un giocatore che poteva fare la differenza per portarci al quarto posto, vista la penalizzazione. Meglio dargli la possibilità di allenarsi bene in Premier, giocare, avere più spazio, magari anche l'appoggio dei tifosi, il sostegno della squadra, eccetera. Cosa che è mancata da noi, mi dispiace da un lato, a livello umano, però come calciatore non mi ha mai entusiasmato e non ha mai brillato, a meno, forse in alcuni momenti con Pirlo, quindi ottima operazione di mercato da parte di Cherubini e soci, e adesso vediamo di riuscire a far entrare qualcuno nel roster entro il 31. Non so se succederà, però almeno ci proveremo. E poi altri rumor su di Zidane. Attenzione a quello che potrebbe succedere a giugno, ragazzi. Ora difficile, ma c'è questo rischio che se Allegri non dovesse riuscire ad arrivare quarto e già la matematica lo condanna. Attenzione, attenzione. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti in community. Lo Stivalo Magna vi accoglie con un grande abbraccio, forte, forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, ecco, partiamo subito con questa bella chicca serale, perché mi è arrivata un'altra fonte, appunto, d'autore, tra l'altro confermata anche da Pedullà e da Sport Italia, quindi potete andare anche a controllare nei loro siti, oltre che calciomercato.it e juvelai.it, che ne parlano già da un bel po', quindi questa possibilità. Zidane sornione, pronto ad accasarsi nella panchina bianconera. A RMC in Spagna dicono già da un pezzo che Zidane sta solo aspettando la panchina della Juventus, l'ha nel cuore da tempo, e ricordatevi quello che hanno detto anche là in Francia, ha rifiutato il PSG più volte. E l'unica panchina dove potrebbe ritornare è quella del Real Madrid per la terza volta se Ancelotti dovesse abdicare a giugno, magari si stanca di allenare il Real Madrid e lascia quello spazio lì. L'ultima opzione proprio in assoluto è quella del Marsiglia, ma capite anche voi che c'è una bella differenza allenare la Juventus con un progetto serio, con una nuova dirigenza e allenare il Marsiglia, che con tutto il rispetto per il Marsiglia potrà ambire al massimo a vincere lo scudetto in Ligue 1, okay? Per un'annata come è successo al Montpellier o altre squadre che appunto hanno dato le filo a torcere alla PSG come Lille. Quindi, cosa sta succedendo? Un grande guazzabuglio, perché come tutti sapete la posizione di Allegri non è più solida come una volta, lo sappiamo tutti, e tra l'altro Zidane ha il favore popolare. L'altra alternativa in questo momento più in auge è quella di Conte, anche a detta appunto di Pedullà, perché è un cuore bianconero, è uno che ha fatto benissimo dal ritorno in B, appunto sollevandosi da quei settimi posti e facendo quella scia di 3 scudetti più 2 Supercoppe italiane. Però il nome più esotico che ci porterebbe di nuovo a vincere in Europa dopo aver vinto 3 Champions con Real Madrid, ha vinto tutto con Real Madrid e ha dimostrato di riuscire a vincere, e lo dice anche Sport Italia, finalmente qualcuno che è d'accordo con me, a fare un mix tra giovani e senior, cosa che ha fatto al Real. Ricordatevi cosa ha combinato. Modric non era il Modric che tutti conosciamo. Ronaldo ha fatto un salto di qualità enorme con lui, così come Benzema, così come Casemiro, così come Kroos. Ha rinnovato un Real Madrid che era una squadra che poteva arrivare tranquillamente tra le prime 8, 4, ma non era una squadra da vincere la Champions League. Poi lui l'ha trasformata in una macchina da guerra. Quindi questo bisogna ricordarselo. Ma mi fa piacere da un lato che venga sottovalutato come allenatore, perché magari col fatto che è sottovalutato arriva da noi. Perché Klopp, Guardiola, questi allenatori qua hanno già il nome. Quindi fanno troppo audience. Ma uno come Zidane, super sottovalutato, magari, ripeto, si accasa da noi e fa il miracolo. Quindi occhio ragazzi, occhio alla penna, ne parlano tutti quanti. Quindi io, è giusto che vi riporti questa cosa, poi so già che alcuni tra Eddie, che saluto, arriverà qui sotto nei commenti a dirmi basta con sto Zidane. Sono notizie ottime, fresche, che stavolta si avvicinano alla realtà, perché Zidane ha parlato anche recentemente, ha svelato un qualcosa che è dentro di lui, un qualcosa che è un'emozione che prova, cioè quella di riuscire finalmente a tornare nella panchina che ama, nella città che ama e nei tifosi che ama. E ricordiamo anche che lui, ha detto anche appunto durante l'intervista che ha fatto, è legato alla famiglia Agnelli e alla famiglia Elkan. Quindi sappiamo tutti che ambiente è Torino. Quando tu sei amato da tutto l'ambiente, è più facile tornare come allenatore. Perché se sei uno estraneo, che non ha mai conosciuto la città, è sempre più difficile subentrare. Avete visto De Zerbi, Gasperini, tutti i nomi accostati alla Juve che poi non sono mai arrivati, così come Italiano. Quindi ragazzi, ecco, questa è la situazione. Ripeto,
Elkan potrebbe, ripeto, a fare un annuncio improvviso, ok? Qualora le cose dovessero andare male, non sto parlando di adesso, entro gennaio, perché è una cosa impossibile praticamente. Anche se, ripeto, Elkan ci ha abituato a delle cose straordinarie. Però, ripeto, domani c'è Juve Monza, Allegri ha fatto la conferenza oggi, è impossibile. Però, ripeto, questo annuncio potrebbe arrivare chissà a giugno. Quindi stiamo lì con la testa, stiamo lì a credere anche nell'impossibile, a sognare. E ripeto, è una voce, un rumor che soprattutto si ripercuote per giugno, non parlano di gennaio, nessuno ha sottolineato questa possibilità, però sono notizie di ieri. Quindi già il fatto che se ne parli in maniera insistente in più emittenti, ok? Addirittura, se vi ricordate, era uscita in Corriere dello Sport la notizia, Sport Mediaset, Sky, cioè alcuni giornali che non ne avevano mai parlato, ora ne parlano. Quindi Allegri è avvisato, è in una situazione in cui deve dimostrare tutto, ok? E ha questi 15 punti sulla testa che sono un bel ostacolo da sormontare. Ecco, quindi torniamo alla partita, due cosine giusto sulla conferenza, visto che Allegri comunque ha rimarcato in maniera molto perentoria il fatto che ci sono stati tolti ingiustamente 15 punti, e lui ha detto: noi ne abbiamo fatti 38. E lui ha detto anche: chi l'avrebbe mai detto che con questi assenti avremmo fatto 38 punti? Ha tirato l'acqua al suo mulino. In realtà 38 punti sono pochissimi per una squadra che poteva farne tranquillamente 45, ok? Minimo 45. E quindi ecco, ripeto, ragazzi, è tutto nelle sue mani. Sta provando a decentrare la responsabilità sui giocatori, sui rientranti. Infatti, ha detto Pogba e Vlahovic avranno più responsabilità rispetto a prima. Quindi, ovviamente, pressione su quelli che rientrano, sbagliatissimo, perché questi rientrano con pochi allenamenti alle gambe e con ritmi di allenamento forsennati per entrare, diciamo, a ritmo partita nei 90 minuti in Serie A, ed è sbagliato secondo me. Devi mettere la pressione sul gruppo, ok? Sul gruppo, e piano piano poi le cose si assestano. Quindi vedremo, ripeto, Allegri cosa combinerà. Lui secondo me è convinto di farcela, di arrivare quarto. L'ho visto abbastanza tranquillo, sereno, ridacchiava anche in conferenza. Quindi tutto sommato ha dato anche un segnale di positività, ha trasmesso positività psicologicamente alla squadra. Non sarà facile fare questa cavalcata, però sento buone vibrazioni per la partita col Monza, sempre ricordando che abbiamo uno scontro favorevole per entrambe, vittoria noi in Coppa Italia, vittoria loro in campionato. E attenti alla formazione del Monza, perché prevede ottimi italiani in campo, tra cui, ripeto, come abbiamo detto, Pessina, Rovella, Ranocchia, Caprari, tutti i giocatori di primo rilievo, e Di Gregorio, che sta facendo molto bene in porta ed è una garanzia. Occhio alla penna, perché il Monza ha molta qualità a centrocampo, soprattutto a centrocampo, e in attacco può campare di folate estemporanee di Mota e Caprari, che sono giocatori, soprattutto Caprari, che ci hanno sempre purgato anche quando erano alla Sampdoria o al Verona. Quindi, ragazzi, stiamo attenti a questa partita, perché è un ottimo spartiacque per darci quello slancio in più e arrivare magari alla partita di Coppa Italia con la Lazio in casa con una sorta di energia in più, anche perché sarà fondamentale arrivare alle semifinali di Coppa Italia, perché la Coppa Italia è uno di quei trofei che ti può consentire di andare direttamente in Europa League, qualora non dovessimo riuscire ad arrivare quarti, diciamo, nella regular season. Ditemi cosa ne pensate anche voi, ragazzi, di questo video. Un bel pollice alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila, ciao a tutti.